Poracci, bentornati sul mio canale. Il mega leak che ha colpito i server Nintendo continua ad essere una fonte inesauribile di informazioni che mettono in luce aspetti e dettagli finora sconosciuti di alcune delle pietre miliari tirate fuori dalla grande N nel corso degli anni. Dopo aver ripercorso la genesi del più grande mistero della storia del videogioco e della sua soluzione, quel Ellie's Real che per due decenni aveva stimolato la fantasia dei giocatori di tutto il mondo, ho deciso di passare in rassegna altri 5 rumor storici che hanno accompagnato i giochi di Mario. Sebbene molti di questi siano stati già confermati come fake, rimane comunque super interessante ripercorrere la loro genesi e magari cercare di capire se possono avere un fondo di verità in grado di emergere dal recente leak. Prima di iniziare, come al solito, vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale se siete nuovi, attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Iniziamo! Doveroso partire con quello che è l'erede spirituale di Ellie's Real. Infatti, se su Nintendo 64 i giocatori impazzirono nel tentativo di sbloccare Luigi, nel suo remake per DS l'ossessione dei fan fu tutta indirizzata nello scovare Waluigi. Con 3 nuovi personaggi giocabili, Luigi, Yoshi e Wario, nacquero le più strambe teorie che volevano lo spilungone viola come quarta aggiunta. I rumor si diffusero inizialmente da alcuni screenshot della versione beta del titolo che raffiguravano alcuni conigli viola assenti nella versione finale. Secondo le indiscrezioni, catturandoli il giocatore avrebbe guadagnato la chiave necessaria per sbloccare la porta di Waluigi. A rinforzare ancora di più questa teoria è la presenza di uno di questi conigli viola anche nel manuale di istruzioni del gioco, dove la foto viene associata alla possibilità di sbloccare nuovi minigiochi. Ma a far letteralmente esplodere l'isteria di massa ci pensò un'immagine poi rivelatasi fake, pubblicata dall'utente King Bowser Koopa su DeviantArt nel 2005. Fatta passare come lo scan di una pagina apparsa sulla rivista Nintendo Power, l'articolo dava alcuni indizi su come trovare Waluigi, corredando il tutto con delle foto che mostravano il modello 3D all'interno di alcune delle location principali. Le informazioni erano volutamente molto vaghe e soggette a varie interpretazioni e non fecero altro che creare nuove speculazioni. Insomma, così come per Smash Ultimate, la possibilità di giocare come Waluigi in Super Mario 64 DS è tutt'altro che una realtà concreta, quasi un'allucinazione di massa che ha portato a creare le teorie più strampalate come quella del Black Box. Ma come la recente storia ci insegna, mai dire mai, e chissà, magari un giorno potremo avere la conferma ufficiale che i piani iniziali di Nintendo erano ben diversi e che durante le prime fasi di progettazione anche Waluigi faceva parte del roster delle potenziali nuove aggiunte. Storia ben diversa quando i rumor non coinvolgono degli elementi specifici di un gioco, ma la possibilità di esistenza di titoli che non hanno mai visto la luce. Per anni infatti si è parlato di un fantomatico Super Mario FX, il primo vero capitolo in tre dimensioni delle avventure dell'idraulico italiano che avrebbe dovuto vedere la luce su Super Nintendo. Secondo IGN fu lo stesso Miyamoto a confermare l'esistenza di questo progetto che, nato durante lo sviluppo di Star Fox, avrebbe dovuto sfruttare le potenzialità del chip FX per creare un platform 3D. In realtà, questo rumor nacque proprio da una cattiva interpretazione delle parole di Miyamoto sulle pagine di Nintendo Power, dove in realtà alludeva semplicemente al fatto dell'inizio dei lavori su quello che poi sarebbe diventato Super Mario 64. Come confermato dallo stesso Dylan Cuthbert di Argonaut Software, il team incaricato da Nintendo di lavorare su Star Fox e il Super FX, Super Mario FX non era altro che il nome in codice del chip. Proseguiamo invece con uno dei fake più elaborati che la storia dei videogiochi ricordi. Nel dicembre del 2007 apparse su YouTube un video che aveva dell'incredibile. In esso veniva mostrato infatti come ottenere una versione di Mario Galaxy per Nintendo DS. Il capolavoro approdato su Wii sembrava nascondere un easter egg gigantesca. Infatti, dopo aver collezionato tutte 121 le superstelle, sia con Mario che con Luigi, e dandole poi in pasta a un Luma affamato, si sarebbe sbloccata una nuova galassia. Qui, entrando in contatto con un modello poligonale di un DS dorato, il giocatore avrebbe potuto accedere a un porting per la console portatile tramite Download Play. La versione handheld avrebbe poi introdotto finalmente una modalità co-op a tutti gli effetti tramite Wi-Fi e per ogni superstella raccolta il giocatore avrebbe ricevuto in cambio 10 punti di credito nel Wii Shop. Troppo, troppo bello per essere vero, e infatti ben presto il video fu confermato essere un gigantesco fake realizzato da un veterano della scena degli inganni a tema Nintendo,
Pablo Belmonte. Nonostante questo, il video di Galaxy DS rimane tutt'oggi uno dei concept amatoriali più impressionanti di sempre, grazie a una realizzazione curata nei minimi dettagli. Tornando a parlare di fantomatici personaggi sbloccabili, anche Mario Kart non fu risparmiato da rumor e strambe teorie su improbabili aggiunte al roster di piloti. Se le indiscrezioni che volevano Kamek in Mario Kart 64 nacquero dalla stessa Nintendo e dalle immagini promozionali del titolo, a testimonianza del fatto che durante lo sviluppo del Racing Game c'era l'intenzione di inserire il Magi Koopa prima che venisse definitivamente rimpiazzato da Donkey Kong, ben più assurda è la teoria che voleva Marty il Twomp come personaggio giocabile. Sì, esatto, non un Twomp qualsiasi, ma quello amichevolmente conosciuto dalla community come Marty, il Twomp verde intrappolato dietro a delle sbarre nella pista del castello di Bowser. Vogliamo parlare del bellissimo video fake di Clay McKelvin che mostrava nel dettaglio come sbloccare Marty? A quanto pare bastava semplicemente ripercorrere a ritroso tutta la pista nei panni di Bowser e in un continuo sliding e come per magia le sbarre si sarebbero alzate. L'utente decise di caricare addirittura un secondo video con un metodo alternativo per portare a termine l'impresa, rendendo questa piccola truffa forse uno degli sforzi più elaborati dell'epoca. E chiudiamo il video con il rumor più attuale tra quelli di cui abbiamo parlato. Visto che Nintendo sembra essersi dimenticata di noi, e la community sta letteralmente impazzendo dietro all'ipotesi di una collection che riporti tutti i grandi classici dei Mario 3D, quanto è attuale il mega fake di qualche anno fa che voleva il ritorno di Mario Sunshine sotto forma di DLC per Mario Odyssey? Visto che Nintendo aveva ufficialmente sdoganato l'arrivo dei contenuti aggiuntivi su una delle sue produzioni più importanti, ovvero con Breath of the Wild e il suo Season Pass, i giocatori si aspettavano grandi cose anche per Super Mario Odyssey, e quando uscì questo brevissimo video di pochi secondi le aspettative schizzarono alle stelle, registrato ovviamente con una qualità infima, come ogni fake che si rispetti, e lì alludeva al possibile approdo della Odyssey nella piazza centrale dell'Isola Delfina. Purtroppo alcune palesi incongruenze, come gli edifici rubati direttamente da Mario e Sonic ai giochi olimpici, smorzarono subito la credibilità di questo video e l'entusiasmo fu definitivamente ucciso quando tutti abbiamo dovuto fare i conti con il fatto che l'unico free DLC di Odyssey introduceva le sfide dei palloncini di Luigi. Altro che Sunshine. Beh, se non altro era tornato il fratello verde, no? E questi poracci erano alcuni dei misteri che per anni hanno animato la community Nintendo e alimentato le speranze di tantissimi giocatori. E chissà che un giorno non vengano confermati in qualche modo, proprio come è successo per Ellie's Real. E voi avete altre storie del genere? Fatemi sapere nei commenti se ci sono altri misteri e rumor su cui vorreste degli approfondimenti. E mentre mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Io sono il Poro Michele, Super Fake, ciao!